Incontri d'autore. Buonasera ad Alessandra Rauti, edito da Rubettino, Alberto Sordi Segreto, Amori nascosti, manie e rimpianti, maldicenze di Igor Righetti, giornalista, docente di comunicazione e linguaggi radio TV, conduttore televisivo e radiofonico, a lungo voce storica di Radio Rai, l'autore è il cugino del celebre attore di cui ricorre il centenario della nascita, un ritratto unico dell'Alberto nazionale dovuto, oltre che alla parentela, certamente un osservatorio privilegiato, alla penna di Igor, che tratteggia Sordi in modo inedito. Ascoltiamo Igor Righetti. Questo è il primo libro sulla vita privata di Sordi, è proprio l'omaggio editoriale per il 100° anniversario della sua nascita. È un libro pieno di rivelazioni, aneddoti, curiosità, perché la sua vita privata era blindata. Noi familiari ha sempre fatto una raccomandazione: raccontate i fatti nostri, quindi le cose mie, e quando sarò in orizzontale, morte gli piaceva poco perché era anche molto scaramante, una volta che sarò in orizzontale, allora sì, mi potrete parlare, anzi mi farà piacere perché mi ricordo ai miei tanti estimatori e mi farete conoscere a nuove generazioni. E quindi ecco che io ho rispettato questa sua richiesta e ho partorito con l'editore Rubettino questo primo libro. Igor, nel libro ci sono tante rivelazioni, per esempio? Ce ne sono davvero tante, per esempio perché non ha mai voluto fare spot pubblicitari o un programma tutto suo. C'è chi dice che fosse avido, se fosse stato avido avrebbe subito colto l'occasione, visto che a noi familiari aveva detto di aver rifiutato ben 50 miliardi di lire, questo negli anni 80. Alberto amava gli animali tanto quanto gli esseri umani, ha avuto 18 cani. Alla loro morte li seppelliva nel giardino della sua villa, sopra ogni sepoltura piantava delle rose a memoria di quei che lui definiva amici veri e compagni fedeli, condannava coloro che poi li abbandonavano perché invecchiati o perché dovevano andare in vacanza d'estate. Cani e anche cavalli, ecco perché maestro è l'ultima corsa. Alberto spesso viene chiamato Albertone, dovete sapere che a lui non piaceva affatto, anzi è una cosa che sappiamo veramente pochissimi, Maria Righetti e Pietro Sordi, avevano avuto il terzo genito che morì pochi giorni dopo il parto, si chiamava proprio Alberto. Quando nacque Alberto gli fu dato il nome del fratellino ed ecco perché non voleva essere chiamata Albertone. Sarebbe stato un attore da Oscar. Cosa è successo? In effetti ha avuto tutti i riconoscimenti più prestigiosi a livello mondiale, l'Oscar no, non è stato mai candidato dall'Italia all'Oscar, purtroppo era un uomo politicamente libero, fuori da tutto il sistema che invece vede molti registi e attori, basti guardare quelli di oggi, che invece sono fieramente politicizzati. La critica, soprattutto la critica radical chic, l'ha sempre massacrato, pagato il prezzo di questa sua libertà. D'altronde noi ha sempre detto, un comico deve essere libero per essere credibile, altrimenti non fa ridere. Com'era nella vita di tutti i giorni? Lui aveva questa ironia tagliente, era un grande osservatore della società, ecco perché ci ha rappresentati così bene. Era un uomo abbastanza schivo e solitario, per nulla amante della mondanità, ecco la leggenda della sua presunta avarizia, da dove nasce, molto tenace, è passato di tutti i colori per arrivare al suo obiettivo di diventare un grande attore. Amava il silenzio dopo i bagni di folla, la casa era il suo rifugio. Alberto Sordi e le donne. Si definiva un infedele per costituzione. Mi piaceva moltissimo il fidanzamento con la parte iniziale. Dopodiché, sempre detto che se si fosse sposato sarebbe stato un pessimo marito e un pessimo attore, perché giustamente una moglie ha bisogno di tempo, diceva, stessa cosa ai figli. E siccome lui si era sposato con la sua professione e col suo pubblico, che mai avrebbe voluto deludere, non si è mai sposato. Nel libro, poi per carità, ci sono, perché ha avuto una relazione durata 9 anni con l'attrice Andrina Pagnani, quella con contessa Patrizia Del Banco, l'ex imperatrice di Persia Soraya, un flirt con Katia Ricciarelli, una ragazza giovane, giovanissima in Inghilterra quando lui andò a girare Fumo di Londra, il suo primo film da regista. Ce ne sono comunque veramente tanti, sia di amori da 3 mesi, flirt e avventure, perché c'è anche un'avventura con una tedesca, un treno, che raccontò a mio padre, un'avventura, quindi anche avventure non sono mancate.